Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo delirante video. Oggi ritorniamo finalmente su Evolve. Dopo una settimana passata su Dying Light, tutta interamente intensissima. Anzi, se la siete persa, vi consiglio di andarla a vedere perché è veramente epica. Comunque siamo finalmente tornati su Evolve e quindi, dato che abbiamo già siamo già stati nei panni del Goliath, siamo stati nei panni del cratere, siamo stati nei panni dello spettro, vi invito sempre a vedere tutti quanti quei video perché sono uno più assurdo dell'altro. Oggi andremo nella squadra dei cacciatori, di conseguenza andiamo in multigiocatore senza perdere altro tempo. Noi ci vediamo in partita, o quasi. Eccoci qui in questa schermata. Prima di entrare, ho detto o quasi perché vi devo fare un attimo vedere le nostre preferenze. Allora, iniziai subito spostando il mostro in quinta posizione, dato che è l'ultima cosa che ora vogliamo, perché ora dobbiamo andare a stare nei panni del cacciatore. Vi dico già che ho più esperienza con assaltatore e medico rispetto agli altri due, ed è proprio per questo che io metterò questa scala appunto di preferenza. Di conseguenza, senza indugiare oltre, boom, andiamo a trovare una bella partitona. Stiamo entrando in partita, ragazzi, e siamo capitati come dei trapper. Al posto del caricamento vi ho fatto vedere il video tutorial perché è la mia prima partita da trapper. Abbiamo il nostro cagnolino piccolo Daisy, quando è brutto, sta tutto lì dietro. Ma tutto l'occhio tatuato, che secondo me è stato il nostro marito che ci ha picchiato atrocemente prima di andare via. Marito, fidanzato, quello che è. Proprio del periodo di 5 sfumature di grigio, ci sta. C'è un pirla del mostro che ha già fatto scappare gli uccelli. Di conseguenza sarà molto più semplice per noi andare a prenderlo. Adesso io, più che altro ragazzi, vi dico la verità. A parte che è tanto tempo che non ci gioco, però non è, questo no, è irrilevante, diciamo. La questione più che altro è che giocando praticamente per la maggior parte del tempo come mostro, riesco quasi a tenterò di prevedere dove il mostro vuole andare. Allora, mi ha fatto andare in una partita già iniziata, di conseguenza, anzi vabbè no, avete visto che l'ho iniziata, però è una sessione di gioco già iniziata, quindi non so il mostro, che mostro è, perché è andato direttamente nel caricamento con tutorial, quindi potrei avere dei problemi sotto questo punto di vista. Noi come trapper possiamo piazzare tutti quanti gli arpioni a terra o stronzate simili per rallentare, cose che... Ma che cazzo! Ma quanto posso essere sfigato che l'ho beccato. Allora, tutte queste stronzatine qua praticamente io non me le sono mai beccate, perché ero sempre il mostro, di conseguenza quelli io ci passavo vicino appunto per uccidere i tizi. Io so che il cane Daisy è molto pericoloso per il mostro, perché quando io ero il mostro tenevo sempre di uccidere per primo Daisy, anche, mi è stato anche consigliato di uccidere per primo Daisy, devo dire la verità, in quanto questo cane fiuta le tracce più degli altri. Eccolo lì! Vai, 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 vai! Posizionavo pure gli arpioni. Ragazzi, se riesco ad andare poco più vicino, riesco a fare anche la nostra cupola, che dal mostro è sempre odiatissima. Non riesco a vedere dov'è il mostro. Appena mi becco il mostro, subito di prima gli piazzo la... Oh, andate via, stronzi. No, mi serve la mia specie di mitragliatrice. Allora, sappiamo adesso che siamo contro il Kraken. Il Kraken può volare e quindi non so come mai quel down del mostro ha lasciato così tante tracce a terra. Eccolo lì, andiamo, veloce, veloce, iniziamo già a prendere la nostra cupoletta, la nostra magica cupola, così lo possiamo mettere nel culetto al mostro appena lo prendiamo. Oddio mio, è a livello 2 il Kraken. Non è ancora molto, molto forte a livello 2, io lo so sulla mia pelle che il Kraken a livello 2 non fa grandi danni. Però fa molti più danni rispetto a quelli di quando è a livello 1, è inutile dirlo.
Se trovassi il mostro sarebbe cosa molto utile, cosa buona e soprattutto giusta. Dove merda è, mostro? Mostro, anzi ti chiamo Kraken, ti chiamo. Il nostro medico che ci ha appena curati. Uccelli! Creatura si trova laggiù. Oh yes ragazzi, eccolo, eccolo, penso di vederlo, penso di averlo visto. Penso di averlo visto ragazzi, appena possiamo. Io lo devo mostramettere nel Capo, attivo. culettos. Ok, io preparo già la cupola. Che dobbiamo veramente incastrarlo, ragazzi. Quando, una volta incastrato, soprattutto il Kraken che non è molto forte, anche a livello 2 non è fortissimo, riusciamo comunque a dare e a fare grandi e notevoli danni. Sì, l'hanno trovato, l'hanno trovato. Appena lo vedo, appena lo vedo gli caccio la cupola. Fatemi arrivare, porca miseria. Fatemi arrivare. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Appena lo vedo caccerò la cupola, ragazzi. È ovvio, ovvio. Uffa. Allora, come ben sappiamo, il Kraken purtroppo per noi può volare. E Kraken volante significa che lascia poche tracce. Quindi dobbiamo vederlo. Ecco perché è importantissimo che io riesca a intrappolarlo. Però non lo vedo, e che è un gran male, perché se arriva al livello 3, allora lì sono più cazzi rispetto al normale, perché ci vuole molta abilità per ucciderlo, anche perché essendo un animale, un mostro volante, diciamo che Campo curativo è ricaricato. più difficile prenderlo. Ok ragazzi, abbiamo trovato il nostro Kraken, penso di averlo anche. Trappole arpione Ok, pronte. abbiamo preso le nostre trappole arpione e sono riuscito a sfuggire dal Adesso sono nostro campo, ricaricato. perché è Certo, durato cosa troppo fa? poco il nostro campo, non so perché sinceramente. Mi sa che avendo ferito me. No, eccolo al terzo. Dobbiamo subito arrivare al relay, ragazzi, questa partita sta diventando più complicato del normale. Abbiamo beccato un Kraken che purtroppo sa fare il Kraken e di conseguenza potrebbe diciamo darci dei non pochi problemi. Vabbè, io comunque sia, avendo qui tutti quanti i nostri begli arpioni, essendo il relay l'obiettivo, direi di iniziare a Dio mio, è piazzare sempre stato così grosso! i nostri arpioni tutti qui intorno, Piazzo una trappola! in modo tale che appena arriva il nostro bellissimo e carissimo Kraken se lo prenderà davvero molto male. Oh, forse è stato avvistato il Mina Kraken. piazzata! Ah, Comandante ok, qui! semplicemente messo una mina. Allora, il Kraken, io avendo giocato sempre da mostro, so che è andato a rifornirsi per la sua armatura. Il Kraken ha un'armatura media, però la questione è che può volare. Questo spesso dà non pochi problemi ai cacciatori. La maggior parte delle battaglie che ho vinto con il Kraken sono battaglie vinte perché sono riuscito a distruggere il relay, in quanto arpioni e mine non riuscivano a prenderli perché volavo e di conseguenza non mi facevano granché. La questione è che a livello 3 può volare per. Eccolo lì il Kraken! L'abbiamo visto! L'abbiamo appena visto ragazzi, è quello il Kraken! Allora io direi, se riesco ad avvicinarmi, posso intrappolarlo lontano dal relè, e forse. Eccolo! È lontano dal relè, ragazzi! È stata davvero un'ottima mossa la mia! Sì, dai! Scappiamo! Ragazzi! Stiamo dando non pochi danni! Dai ragazzi! Dai! Siamo riusciti a tenerlo lontano dal relè! La nostra missione l'abbiamo fatta! Scappiamo perché ci sta veramente facendo non poco male! E se moriamo, anche il campo magnetico verrà meno. Dai, dai, sono molto contento del nostro. Vai con gli arpioni! Vai con gli arpioni! Dai, tutti gli arpioni! Dai, vai con gli arpioni, vai con gli arpioni! Sta morendo! Il Kraken sta morendo, anche noi stiamo morendo, però questo è rilevante perché il Kraken non deve vincere, dobbiamo tentare di ucciderlo! Dobbiamo tentare di uccidere il più possibile il Kraken, dai,
Dai cazzo Trapper, no, non morire. Ok, noi siamo morti, però abbiamo... siamo riusciti a proteggere il più possibile il relè. Come già detto, abbiamo fatto una mossa davvero molto utile, ovvero quella di allontanare, intrappolandolo, il Kraken dal relè. Purtroppo ha vinto, come detto, il Kraken è davvero molto forte. Io sono stato il primo Kraken italiano su YouTube, quindi lo so benissimo la potenza del Kraken. Però da dire che sono fiero di quella mossa che è stata fatta, ovvero di intrappolare il mostro a un centimetro dal relè. Io nei panni del mostro mi immagino la frustrazione che deve aver avuto quel giocatore nel momento in cui era veramente a qualche centimetro dal relè. Penso di non essermela cavata male come prima partita che io abbia mai fatto in tutta quanta la mia storia di giocatore su Evolve come Trapper. Non è divertentissimo il Trapper, però è davvero molto utile a parer mio. Di conseguenza, per questo video è tutto, per questa partita è tutto. Se il video è piaciuto lasciate un bel mi piace e soprattutto condividete i vostri pensieri e anche il video stesso, magari sui vari canali di Evolve, o comunque fatelo vedere ai vostri amici se vi è piaciuta la tecnica di perlomeno l'epicità dell'azione di intrappolare il Kraken a qualche metro dal nostro relè. Di conseguenza, per questo video è tutto. Stay on, stay fresh, stay gonna wet.